Ciao a, a tutti, tutti Rai raidanti! Ciao! Eccomi, bonsoir. Aspetta ti metto un attimo in ordine sulla scrivania che c'è un casino della madò. Grazie Q per il ride. Benvenuti a tutti. Ciao Valeria, ciao Ste, ciao Natsu, ciao Gemo. Come state? Ciao Q. E Avalon, ciao! Buongiorno, buongiorno a tutti. Quest'oggi, amici, è il momento di Isaac. La foto sullo sfondo, quella lì? Quella lì sono io e mio fratello. Quella lì siamo io. Aspettate. Siamo. Questo è mio cugino. Questa con la maglia rossa è mia cugina. Questa è mia nonna e questo sono io. Cosa <ride> eh, Ed è tra l'altro la foto con tutti gli Eugenio della famiglia perché mia nonna e mia cugina si chiamano Eugenia. Io e il mio cugino ci chiamiamo Eugenio e quindi abbiamo fatto quella foto lì. guardate, allora, questa qua. E allora, allora. Intanto oggi amici sono andati in bici Stavo mi stavano scoppiando le, le gambe perché ho fatto una strada tutta in salita pensando che avrei fatto in tempo, invece non stavo facendo in tempo quindi ho dovuto fare Fu molto veloce e stavo morendo lentamente. Sono andato a casa, ho dovuto riposare per tutto il resto della mattina e nel farlo ho vinto su LoL le mie Ranked. Però c'è un inconveniente che la psicologa mi aveva rimandato la, la, la seduta ad oggi, ma io me lo sono scordato e quindi non sono andato. E, <ride> e mi ha scritto: Mi ha scritto, guarda, non sei arrivato'. E ho detto: 'Ops, me l'ero dimenticato', e quindi mi ha rinviato la seduta settimana prossima e. E nulla questo. Cos'altro ho fatto? Ho giocato ad Isaac stamattina, opstiodio, esatto. Stavo giocando a, ad Isaac. E c'è stato un problema. C'è stato un problema, ovvero non ho finito la run. Era una run rotta. Ma non volevo iniziare la live con una run già iniziata. Quindi l'ho buttata suicidandomi. E quindi ora siamo qui, amici. Siamo in questa situazione qua. Dobbiamo riniziare. <coughs> un cazzo, eh lo so, aspettate che ho tolto la musica per il pre-live dovete sapere che io non apprezzo molto la musica di Isaac non sono così io, eh, ho sbagliato non... cerchiamo di non morire subito, eh se volete fare le prediction voi della chat fate pure tra l'altro, ecco, ho un'altra cosa che ho fatto stamattina amici per chi fosse interessato sul canale, no, sul, um, sul discord del nostro canale ho sistemato le stanze, quindi ora è tutto più comodo, quindi se volete entrare adesso è anche più comodo utilizzare le varie stanzettine che sono raggruppate per, uh, per comodità. Poi togli la musica di Isaac, ma non gli effetti. E mettere la musica dello Spotify, no no ma stiamo con il sottofondo di, di, di Minecraft, vabbè, di Isaac. Adesso andiamo entrare, adesso abbiamo cambiato le sedie con morbido poltrone, è vero, è vero, non abbiamo i soldi purtroppo per fare queste cose qua, no, stiamo per morire, eh? per piacere, siamo morti, perfetto, perfetto, inizia bene questa, questa live, allora, dicevo, che mi raccontate di bello voi amici? Cosa avete fatto? Che forte! Lo so, modestamente, che ci posso fare. Ciao, Q. Senta, sì, devo usare anche questo. Vabbè, dai. Qua c'è una monetina. Uh, mi chiedi la prediction. Non faccio manco in tempo a farle. È vero, devo lavorare. Poggers. O lavoro. Se o spero, o spengo, intendi che ti hanno assunto. In caso ti abbiano assunto, ottimo. Buona fortuna al lavoro. Quanto stai male? Ho letto che stavi male Ma quanto stai male? Dipende da questo Devo fare un lavoro Ah ok Sì cioè Dipende appunto Che cosa hai E quanto stai male Perché Se sudando Rischi poi Che prendendo freddo Peggiora Assolutamente non andare oh, Questi Li voglio Ho messo male la bomba, perfetto, torneremo più tardi, dai. Allora, il naso tappatino E mi sta salendo il mal di testa. Sto peggio di stamattina per dire. Ehm, no, guarda, non, non ti direi di andare. Se peggiorate pure le condizioni da stamattina. Tra l'altro, adesso devo ecco, aggiungere. Mi è venuto in mente sì, il gruppo Telegram. Che se volete potete entrare. Dal quale spariscono, amici, le, le regole. Io non so, non so cosa sia. Il malocchio è il brutto oggetto comunque. Non so come funziona, però spariscono le, le regole ogni volta che devo riscrivere. E l'ho scoperto perché volevo mettere, aggiornare le regole su Discord, che non le abbiamo mai messe su Discord. Le regole io stessa, e quindi ho detto vabbè, mettiamo delle regole di, di buona convivenza. E mi sono dimenticato di, di metterle. No. A posto, ho risolto. Comunque, ritornando invece a Q che sta male, Q non andare. Non andare perché se già hai peggiorato Mo... Se, se già hai peggiorato Mo la, la situazione, rischi solo di aggravare ancora di più. Secondo me, poi è chiaro, devi scegliere tu e io non ne voglio sapere nulla se poi ti sgridano perché non vai. Ecco. Mori. Morite. Dov'è l'altro? Ma io, allora, l'allenamento non lo so se, se poi tipo, ti fa bene, se risveglia gli anticorpi, boh. Voto beliverse e poi vado che ora basta computer, almeno per un pochetto, ecco. Vado a toccare l'erba, ma quella del prato, non la droga leggera, sia chiaro. Vai bene, Nazzu, divertiti. Ti Ditevi come la Prediction. Certo. Ehm... dicevo, non, non so se quei tipo hanno appunto lo, lo sforzo fisico ti fa aumentare gli anticorpi e cose del genere, però di sicuro se sudi tanto e poi prendi freddo magari nel tornare che sarà sera, peggiori un sacco. E io non avrei il, la voglia di rischiare forse di stare peggio. No, no, è che non mi alleno. <ride> Troppo forte e troppo pazzo, non ha bisogno di allenarsi. Allora, quello ha fatto un buco sotto i suoi piedi. E noi lo meniamo, perché non si scava, amici. Sì. Hai fermo, per piacere. Per piacere? Che cretino, si è beccato la bomba. A posto. E che c'è pure corrente lì dentro, mi sa che, che posso finire... Ma, ma no, se c'è corrente no, assolutamente no. Perché oltre al sudare poi c'è la corrente che ti fa venire il malanno Secondo me, e non so un cazzo, si possono ancora di più difese immunitarie. Perché devi tornare l'attività attività fisica e non al riposo. Ma potrebbe essere, potrebbe essere assolutamente. Io non sono una di queste cose. <ride> Scusatemi, devo tossire. Allora, allora, qui potrebbe esserci la tinted, no? La secret. Io dico qua. Ecco qua, mi ha contagiato Q Q Voglio le tasche bucate Così se troviamo Money Equal Power Facciamo un fracco di soldi, zio Oh no, me ne vado No! Non puoi andare in giro Q, non hai capito? No, voglio le tasche bucate, Ste. Non voglio i pantaloni. Allora, tra l'altro oggi ecco un'altra cosa che è successa, amici, è che mh, ero entrato nel gruppo dell'università ieri mi pare. No, forse stamattina, boh, non mi ricordo quando sono entrato. Comunque, di recente sono entrato nei gruppi dell'università. E stamattina, appena torno dalla, dalla mia pedalata, appena scopro che avevo per sbaglio. Uh, mancato l'appuntamento con la psicologa perché dimenticandomi, dimenticato mi ero dimenticato di, di, del fatto che me l'avesse spostato. E o oh cacchio, stiamo per morire! Di me. perché mi ero dimenticato me l'avesse spostato. E oltre a questo, a un certo punto sul gruppo dell'università scrivono: Ma il link della lezione di oggi dov'è? Come il link di, di oggi, la lezione le inizia la settimana prossima. E quindi, dopo vari dubbi sul lo scrivo o non lo scrivo, ho scritto e ho scoperto che c'erano i precorsi a cui io non sono iscritto, in quanto immatricolato troppo tardi, a quanto ho capito. Fai live senza. Aspetta, non ho capito. Senza pantaloni. Ah! Madò, io non l'ho mai fatto. La DAD senza pantaloni. Posso essere onesto con voi? Madonna! Vai via. Mi servono delle monetine. Eh, perché non volere? Cioè, nel senso, comunque devo... Io, fa... io piuttosto mi presentavo tardi per fare colazione, ma quando... quando arrivavo dovevo essere perfetto. Tanto mi faceva molto ridere perché c'era un mio compagno di classe, ciao Biasi se mi stai guardando, che si svegliava sempre tardi e il pop ormai aveva incaricato me che... Ha incaricato me di, di, di chiamarlo per svegliarlo la mattina perché sennò no arrivava tardi. Quindi, appena entravamo, tra l'altro, la prima domanda era: Dov'è? E se cioè ci sei? Non rispondeva. Ok, allora chiamatelo per svegliarlo. E intendeva io. devo chiamarlo per svegliarlo. Io, Va bene, chiamavo e svegliavo. Allora, di qua non c'è un cacchio. Uh, andiamo a fare il boss. Amici, vi ricordo che è il September. Il September è il mese di settembre con le sub scontate. Quindi potete fare la sub con delle buone percentuali di sconto, soprattutto su abbonamenti di plurimensili. Sono quasi morto. Cosa non la fa tipo mai. Sono morto. Ehm, dai. Insomma un mattacchino l'ho già fatto. E vabbè allora dai. Va bene così. Pagano una prediction subito. Prediction. È vero, nell'ultima settimana di settembre, che tra l'altro è una coincidenza incredibile, perché io in su università in quel periodo, c'è cioè quella settimana e quindi sarò pieno pieno. E... Quindi non riuscirò a streamare chissà quanto forse. Però in ogni caso, se volete regalare sub anche su altri canali, sono scontate. Quindi approfittate delle offerte. Sono queste da fare 12 ore, ma se non la sono riuscito a fare manco d'estate 12 ore. No, il mio problema per la 12 ore è che non penso che faccia molto per me. Non ho contenuti così vari da poterlo tenere 12 ore. Parla con me come ai vecchi tempi, se vuoi compagnia ti faccio compagnia, <ride> senza problemi, non posso proprio, cioè nel senso, poi a parte che vabbè nel corso dell'anno, cioè io posso soltanto, sono a casa da solo, più o meno 12 ore perché come, come ben sapete è già un problema riuscire a tenere la porta chiusa di camera mentre sono in live per due ore al giorno, pensate fosse per più di due ore al giorno. Allora. Qua abbiamo tutti. avremo abbiamo... uh, non male, non male proprio. Si gode le ma Io godeggio, se posso. Se posso, eh. Tanto la perdi. Però non... non serve essere cattivi, cacchio. Allora, innanzitutto, meniamo questo. Mi scrocchiano le dita. Opera. E questo l'abbiamo fatto. Cos'è Lucky Penny? Ah non è questo niente, penso fosse un trinket. Andiamo a raccattare tutte le monete che abbiamo lasciato in giro. Guardiamo se nello shop c'era qualcosa. E qua facciamo... Guardate, amici, adesso vi faccio vedere una provata, incredibile. Questa qua me l'ha insegnata il campione del mondo del 2006. Cannavaro. Allora. Vedete? Ok. Eh? Eh? Sono o non sono un fenomeno? Te sei cercata tu, bimbo scevo. Ok. Grande annata, sì, 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 grande annata il 2006. C'erano tutti, tutti. Non ne mancava uno incredibile. Abbiamo finito le chiavi, però. Uffa. Caspiterina. Non so se questa simpatica storia non, non conosco. Uh, questo qua lo prendo, dai. Dai, che non è mica male. Siamo messi più o meno bene? Più o meno? E un'altra bomba che potremmo mettere qui sotto. Perché io sono un fenomeno? Maronny? Grazie. Vedi qua. C'è sto cannavaro che si è preso la di portare un camion pieno di donne al Vanilla Unicorn. Non... sapevo. Non sapevo questa storia. Dimmi, Valeria. la signora Iola è da San Custerlengo ma maiole era così che succede? no posso ho sbagliato qualcosa take x madò abbiamo rotto la run amici io lo dico non vado subito a fare sto scemo Ne lanciamo tre tra l'altro di tre Eh Ho sbagliato, mi sono dimenticato che c'era questa simpatica possibilità, quindi... Se rimane aperto mi fa un favore, dai, così controlliamo dopo magari, se arriviamo ai soldi giusti. Che magari, eh... C'è qualcosa di buono. Non credete anche voi? Oh, e siamo a 15 monetine. Allora, qua cosa c'è? Nulla, perfetto. Manca solo sui milk. No, guarda, sto bene senza. Sto bene senza, devo essere onesto. Non mi piace a me sui milk. Ma si è chiusa. Pensavo fosse aperta. E invece no. E invece niente. Allora... Torniamo di qua. Perfetto. Dammi e ok. No, ma siamo strumming, eh? Non so se vi siete accorti, ma... Qua c'è della qualità. Mi oh, prendo questo, mi piace di più. Lasciamo un po' di mesi in giro, va? Che ci servono a salvare la nostra vita. Ciao amichetto, sono morti i tuoi amici. Lo so, è una tragedia, una tragedia vera. Aspetta, adesso vi faccio vedere una provata, amici. Anche se ci vogliamo portare la caccola, prendiamo questo per aprire lo shop e poi torniamo indietro. Sprecato intollerante anche la te di soia? Assolutamente sì. Non lo voglio quello? Anche questo voglio. Allora, innanzitutto sciottiamo chiunque. Eh, Mosisium, eh. Mosisium, amici. Omega Sium. Ok. Eh, andiamo a cercare siamo al Dross 2 no no da un puro 2 vabbè. non mi ricordavo il nome allora quindi dobbiamo andare a prendere la fiammella sacra del sacro Graal e in tutto ciò lasciare un trinket da qualche parte ok e da quella da dicevo e quella qualche parte andiamo di ignoto il dito non mi piace. Mattia, whatsapp? Dai, non malissimo. Lasciamo qua il trinket. E così abbiamo la chiavettina. No, non dobbiamo risalire. Ma che sto dicendo? Mi sono confuso. Stiamo facendo mamma. Mamma, solo per te la mia canzone vola. La 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 la. Ok. E qua ci sono le simpatiche canaglie che si chiamano fuochi fatui, non è vero. Si chiamano fuochi franchi. E dobbiamo fare tutta questa strada. Madonna, ho. ho fatto un ruttino, scusatemi. Mi era scappato. Ho dato un sacco di popcorn per la live, amici. Grazie. No! Questo lo adoro la scrivania per dire cos'è quella aspetta? Godo va bene che piatto è la spinacina amici se non vi dispiace comunque questo oggetto qua io lo adoro posso dirlo mi piace proprio assai una cosetta con gli spinaci dentro non penso mi possa far impazzire, posso dirlo? Posso dire che non apprezzo il sapore degli spinaci? Posso, ho detto una... Aspetta. Ah, non è affetto dalla fortuna questa cosa qua. Speed up. Guardate quanto siamo forti. Una castroneria. Questo qua, amici, questo qua io ho scoperto che anche i drop che facciamo noi con l'attivo si sdoppiano. Quindi dobbiamo cercare di prenderlo a tutti i costi. Tutti, anche 47. Perfetto, facciamo così. A posto e si sdruma abbiamo praticamente vinto l ho voluto dire apposta Pri... mi sono preso l'oggettivo quello dei funghi che attiva che, che si attacca alle persone allora facciamo così. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ecco qua. Perfetto. E qua se ci sono altre due monetine. Non si la miniatura, è questa. come faccio a vedere più grande la miniatura? Mmm. No? Questo qua. Ah, perché c'è la chat sopra. Aspettate. Questa. Siete? Questo oggettino qua. E ora torniamo sulla chat. Con la chat. Prego. Uh, mini. Dicevo, abbiamo delle monetine qui. Godo, perché possiamo aprirci la botola. Ecco qua, la apriamo qui. E siamo a cavallo. E a cavallo nato non si guarda in bocca, quindi state attenti. Abbiamo, un... non so se una moneta basta per rerollare. Eh, qua c'è una bomba, dove però? Dove sta la bomba? Sta di là. Eh... Vediamo se con una moneta rerolliamo. Ci proviamo e se no abbiamo buttato una moneta, che non è una grande perdita. Speriamo di sì. Perfetto. Alla prossima. Abbiamo anche solo una chiave, per fortuna, che ci serviva per entrare nel piano santo. Quello lì. Ho sempre ragione. Qualche volta. Tu guarda. Torniamo indietro. Ce la faremo con altre tre monete? Ma l'ho preso, ma sono un cretino. Sono un cretino, niente. Allora, Cosa dobbiamo fare qua. Piano XL, peraltro. Bocosa, oh! Oh! Qua ci sono tantissime moneti in quella stanzina lì. Quello lo meniamo. Quello ho attaccato la caccolina. Che è scorreggiato, e quindi andiamo avanti. Ho anche tanti danni, eh. C'è da dirla questa cosa qua. Sono un fracco zio. Un sacchissimo. Poggers. Se avessi i laser. No guarda, preferisco le lacrime. Allora, stai lontano da me. Voglio provare a fare subito il boss per sapere che boss ci sono così capiamo se farli anche come The Lost. Se sono troppo fa difficili forse è meglio non farli come The Lost. Non mi aveva preso, dai! Oh madò! Bella Maronni. Mamma mia. Porca vacca. Uh! E siamo siamo vivi come sempre, vivissimi, anzi. Proviamo a fare anche il prossimo già che ci siamo. Ok, questo qua... Questo si becca tutto... Non saltando, si becca tutti i danni del, dei miei caccoloni. Allora, Eh, eh mi sono dimenticato che c'era il patto, quindi alla prossima Satana. <ride> Devo prendere un po' di monetine, vabbè, dai. È andata così. Doveva andare così. Ehi, ho rischiato di morire. Ho rischiato di morire, amici. Ah, oh. ah. Huh. Mo' sdrumiamo. Madonna, quello doppio oggetto dei boss è eh, un poggers, eh. È proprio tanto bello, perché adesso... Eh, capisci a me. Eh, questo? No. No! Dovevo accontentarmi. Come dice il saggio, chi si accontenta gode. Non arriviamo davvero? No, niente. Dobbiamo trovare lo specchio ora. Lo specchio e... È... questa è la fiammella. Si accontenta godo. Dobbiamo andare di qua. Ok. Qua c'è una chiave, non l'abbiamo preso Andiamo. si è contenta Godo è così così, come disse Ligabue. Allora, allora. Io spero sia in questa stanza, in questa treasure, così poi andiamo diretti dal boss. ci dobbiamo fare una stanza in meno. L'hai visto l'altro giorno? No, è nell'altra, niente. Come sta? Ancora problemi con Gianfranca? O risolti. Vabbè, scusami, Avalon, ecco. Pensate <ride> Ma posso. Sdrumiamo? Ma qua che abbiamo così tanti anni prima non li avevamo? Che oggetti ho preso? No, ho preso le lacrimucce quadrate. Va bene. Lo, lo distruggiamo non ho comprato l'oggetto di doppi oggetti dei boss ma porca miseria mi sono scordato niente non c'è bisogno di dire per sapere di franca giusto Mi sono scordato, ma che ci posso fare? Almeno abbiamo preso il coltellaccio, sì. E' a posto allora. A poster. Eh, ecco, abbiamo fatto tutto, quindi andiamo a comprare l'oggettino, se ci ricordiamo. Andiamo e raccattiamo tutte le monete in giro, che sono tante. Sono almeno almeno tre. Almeno eh, potrebbero essere ben di più. E Andiamo da questo tono qua. Allora... Un attimino mi dice che mi sta infastidendo la luce. Non so se la luce i capelli, però... Ho avuto per un attimo un fastidio agli occhi. Allora... Allora... Dobbiamo scendere... No, ci abbiamo bombe, sì, 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 sì. Quindi dobbiamo andare al prossimo piano, nelle miniere. E cercare i tastoni. Quindi... Non scendiamo per piacere. Ottimo. Ottimo. Ma oggi non sono proprio stato al telefono. Ma no. Ma proprio niente. Ehi, c'è un amico in me. Ma dove si preso il, il cosetto scemo? Ma io non volo. Il cosetto scemo con le quattro zampe di prima. Che non ha quattro zampe. Però vabbè, ci siamo capiti, ragazzi. Eh? Non state sempre qui a dire che ho sbaglio. Non, non è un ambiente sano in cui lavorare, posso dirlo? Farò denuncia ai sindacati. Oppena. scusa, eh? Magari ci penso di perdonarvi. Magari non vi montate la testa ora. Allora, uccido tutti, no? Lui perfetto e andiamo. Qui sto facendo tutte le monete in giro perché così metti che mi serviranno per curarmi un sacco. Le ho magari non mi servono, però metti che mi servono. Io ci penso a queste cose. Eh? Sono rischi che non vanno corsi. Eh, ci servono delle monete. Vedete? Vedete? Grazie alla mia strategia. Questo qua è il piano. Senza Senza cosa da fare. Allora, l'ho sdrumato anche lui. Eh, mi sa, mi sa che abbiamo sdrumato pure lui. Eh. Così a sentimento, a sensazione. Eh, guarda. Intanto, Bafangul, che schifo. Non lo uso perché se, se il D6 è un casino. Poi qui questo, dai. Dai. Ci credo. E andiamo a di esplorare. Perché? C'è lo shop dove ho un sacco di monete. Un po' le lasciamo, un po' no, perché noi siamo così, siamo dei pazzi. Andiamo a cercarle di qua. Perfetto. E... Costruiamo pure questo. E siamo arrivati al momento della verità. Perfetto, alla prossima e andiamo a vedere di qua. No, non dico, andiamo a raccattare le monete e scendiamo al prossimo piano. Direi che è la scelta più sensata. Un attimo, amici. Ribo, eh. Eccomi qua, il più forte in assoluto. Allora, dobbiamo recuperare tutte le, le monetine, no? Prima di recuperare le monetine, andiamo nella cursed sperando ci sia qualcosa di interessante. Sperando, qualcosina, niente. No, ho avuto per paura su un godo. Tier Up, sempre buono. Miglior buff, esiste... buff esistente. Eh, un attimino, vi rispondo a un messaggio. Ok Se dico rimbalzo mi viene in mente una palla Perché? Qual è il, il dubbio? Allora Sono bloccato il Linktober Ah ok Voi che fate linktober in anticipo <ride> dilettanti a questo è il piano strumming perfetto qua premiamo qua questo muore alla prossima vorrei una monetina non voglio tornare indietro o muoio guarda per colpo di una monetina quello spara in diagonale <ride> Mamma 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 Cos'è successo Scendiamo giù di qua Era effettivamente proprio di Una monetina che stavamo per morire Che cafonazzi che sono questi, eh? Posso dirlo? Adesso abbiamo anche l'oggettino che, che si sdoppia il boss. Qui c'è questa qua. Che cafonazzo. <ride> Nazzo non è cafone. Nazzo è il contrario di cafone. È un... Uh... E no, fuck. E no, si. Sì. Nessuno, eh, senso, no, ma è tipo un'esclamazione. No, fuck! La treasure, dove sta? Sta qua. Non mi interessa. Questo sì. Ma perché no, pure questa? Eppure questa, Poggers. Amici, abbiamo sbancato, eh. Io ve lo dico... Uh, no, mi porto questo qua e questo... E... Meglio, no, non è vero. Però non mi interessavano quelle con cass. Penso fosse un altro in realtà, questo genere. Ehm, allora. Porca miseria. Questa è una cosa grave, gravissima anzi, oserei dire. Ehm, io so che mio fratello si è perso il, il treno. Fatemi capire. Fratello ha perso il treno, un po' godo. Un po' godo perché mi fa ridere come cosa. È il momento cosa? Eh? Il momento cattiveria libera nei confronti di mio fratello? Non devo sfondere qua, se fosse possibile. No! Mi ha fatto la bua! Oh porca miseria! Dammi Jesus Juice! Oh, ok. Adesso abbiamo perso tutti i passaggi dove... Oddio! A me non capiterà mai. Io se no... se perdo il pullman posso tornare a casa. Se perdo il treno posso tornare a casa in pullman. E in ogni caso mi sa ogni mezz'oretta, cioè. A parte che penso che plausibilmente andrò in auto in università perché ho la patente. E perché io e mio fratello andiamo ora dalla stessa parte quindi. Quindi. A posto! Vado questa parte qua è terribile, amici, non la riesco a fare io. Mio so, fratello è una di quelle persone a cui quando viene fuori un discorso per qualcosa che ha fatto o per come si è comprato dei resti, mio fratello. Allora, non credo, non credo, non credo ma non perché non sia mio fratello, ma perché non, non fa cose da dire. Ma no, è mio fratello. Capito? È un discorso un po' particolare, forse. Dai, ma che infame! Non moriva, non moriva, ma io cosa devo fare? Cosa devo fare lì? Perché sto rerollando? Sono abituato quando lo faccio pure live. Ma ogni volta, ogni volta è un parto fare quella parte, è incredibile. La detesto, con tutto me stesso la detesto. Quella parte chiunque ci abbia, abbia pensato che fosse una bella idea farla, lo posso dire? Io lo dico. Eppure se non posso, ormai l'ho detto. Ecco. Ma porca miseria. Ma no, che goduria, il ghiaccio è fortissimo, io sono Aokiji. Ehi! Mm. Mm. Invece quando si prendono posizioni non si trovano solo i ma in generale. <ride> cioè tu in qualsiasi contesto accetteresti una cosa del genere. Allora, allora. Sì, basta. Basta cambiare idea. Ma è un. Si è incassato il mio amichetto. Porca miseria. Il mio amichetto si è incassato qua. Come faccio a scastrarlo? Ok. Non è servito a nulla. Però lo rallenta quando mi deve inseguire, no? Non conviene? Chi lo sa? Monstro, tra l'altro... No, non è un monstro. Gemini. No, non è gemini. Come si chiama? Oddio, vabbè. I gemellini. Non li... Non li affrontavo da... Da un sacco, quelli originali. Da quando ho riscritto il gioco, almeno. di chi tutti i giorni prende una gif diversa di permettere di dire buongiorno ma no è, è non... allora non mi darebbe fastidio però mi direi co come fai co qual è il tuo segreto per farlo ogni giorno com'è com possibile che tu ci riesca si un Alessio e si vuole guardate razzo semplice lineare e finale tutti i giorni una volta hai ragione su questo hai pienamente ragione c'è poco da fare guarda prendo questo prendo questo Andiamo qui che forse non potevo aprire nulla. Forse è meglio qui. Massi. Niente. Sono pure pochi che ne dai. Potevo darmi un po' di più. C'è qualcos'altro? Un'altra moneta. Grazie, alla prossima. Ciao! Allora. Siamo andati nello shop, sì. Ed evidentemente non c'è niente, perché sennò me lo sarei ricordato. Credo cosa l'hai ricordato? Boh. Bo allora. Dai! Vi è qua, Oshi. Beccati il bimbo congelato. Ok. Qui c'è... Poggers! Uh! Andiamo allo shop. Questo lo voglio, perché se prendiamo danno ci dà una carica. Se abbiamo una carica c'è la possibilità di curarci del danno che abbiamo appena preso. Se non di più se abbiamo fortuna. Ok, perfetto. Dobbiamo però eh, non prendere danni perché ci servono i soldi. I soldi! Amici, vi ricordo che giovedì c'è il cinematto. Che si vedrà su Discord e che su Discord c'è tutto il menu nuovo delle cose. Quindi non mancate. È domani, è domani giovedì? O se è giovedì? Forse domani è giovedì. Sì, 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 è domani. E boh, anche questo mi ha confuso un sacco perché io non mi ricordo intanto di tutto che giorno era oggi. per la psicologa, dico. E, e oltre a non ricordarmi che giorno fosse. C'era un altro grandissimo problema. Che mi aveva spostato la cosa ma io non l'avevo aggiornato sul calendario, quindi io ero fermamente convinto di, di dover andare domani. O quantomeno giovedì, cioè non, non mi è arrivata nemmeno la classica notifica che mi arriva per dirmi Ehi, va che devi andare dalla psicologa oggi. E quindi ho fatto questa figura barbina, amici. Lo so, non è da me, lo so. So cosa starete pensando, che cosa stramba. Non ci posso fare nulla, non ci posso fare nulla. È andata così e cercherò di non farlo capitare più. Ci provo almeno. Allora. Non voglio morire subito. Dai, uccidiamolo. Abbiamo preso le stazza. Forse ci arriviamo. A 15. Forse ci arriviamo. No, non ci arriviamo. Non abbiamo nemmeno bombe. Dobbiamo dire addio a questo oggettino. No, ti prego. Aspetta. Aspetta. Ciao Luke, come stai? Come è andata oggi al lavoro? Facciamo questa simpatica cosa. Sfondiamo qua tutti. E almeno via il dente, via il dolore. Salviamo pure tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Se non moriamo prima. Andiamoci una monetina così, dai. Mm. Dai! Mamma mia, mamma. Mamma mammina. Mi serve questo, ok. Che fatica, posso dirlo? Apriamo pure queste. Non è vero, non le possiamo aprire tutte. Però possiamo andare. Andiamo giù, dai. Ciao, Vito, come stai? Ma da quando non ti sento, Vito. Come va? Ah, mi sono creato il collo. Eeeh, non posso rinrollare, accontento, dai. Valeria ha sbagliato. Perché ha sbagliato? Io non vedo le motte. È finita la sub, Valeria, finalmente. <ride> mai non c'è proprio modo di fare queste monete che ci mancano no dobbiamo per forza rinunciare al mio sogno di avere l'oggettivo visto che è scritto la tabba valeria io vi ricordo amici vi ricordo a tutti che a settembre le sam costano meno soprattutto se fate più mesi prolungati di abbonamento tipo 6 mesi al 30% di sconto mi pare mentre altri un po' meno quindi, se volete fare la sub, cogliete la palla al balzo. Prima che sia troppo tardi. No, mori. Tutto bene? Sono contento, Vito. Sono contento. Aspetta. Io vi ricordo che a settembre i soldi valgono di meno. Con solo 100 euro puoi acquistare una bancata a 20. Ma lo faccio subito allora. Mi hai convinto? La palla al balzo, come linktober. Giusto, fai allora. Disegna lo spot del september nel linktober. Mi sembra la scelta più sensata. Non abbiamo chiavi, uffi. dinci non abbiamo chiavi. Uh, ok, dei poliziotti impotenti Ebbene sì, Giancarlo Carlotta il miglior poliziotto che ci sia mai stato. Un po' mi manca, Carlotta. Un po' mi manca, però è, è a divertirsi a Disneyland con, uh, con Valonso. Ho un dubbio, dobbiamo stare molto attenti, amici. Ok. Eh, sicuro, non prendo questo, prendiamo questo. Perfetto, era indifferente. Prendiamo questo e torniamo di qua. Allora, dov'è lo specchio là sopra? L'avevamo già trovato? Facciamo che mi fate vedere un attimo chi è il boss. Così sappiamo se farlo anche con. Devi levarti comunque, minchio di ghiaccio. Allora, ok. forse abbiamo un sacco di danni comunque amici eh che ve lo dico potrebbe essere una run fattibile se solo non fossimo scemi ebbene sì, metto in mezzo anche voi no, no perdinci perdinci Non voglio nulla. Me ne, ne vado. Ciao. No, di qua posso passare, sì. Allora, dobbiamo quindi, quindi prendere la fiammellina qua. Andiamo qui dentro quella chiave. La bibbia mi fa schifo. Però possiamo rerollare con una bomba. Nulla, ma siamo ricchissimi ora. Godo. E potremmo pure prendere. Dai, prendiamoci pure una chiave, per sicurezza. No, c'era una bomba! Caspiterina! Caspiterina, ci siamo persi la bomba. Facciamo no, pure questo. Carlotta tornerà? Non lo so, non lo so. Allora, in generale non... Se anche tornassi a fare RP, ho dei, altri PG in mente da poter fare piuttosto che. Mamma mia! Non sono uscito instant quando si è, si è rotto il, il coso. Mi sono spaventato. Eh, ho altri PG in mente, quindi non penso rifare gli stessi che ho già portato. Cioè, Al massimo, Carlo Genetico è quello che ho giocato meno, perché vabbè, era solo fine wipe e c'era veramente poca gente sul server. Era già più o meno morto. Però non penso che riporterei Carlotta. Anche perché Carlotta è diventato quello che era grazie a tutti quelli che c'erano attorno a lui. Se togliamo quelli è un po' diverso. Cioè c'era molto gioco attorno a lui. Non penso che senza, senza sapere chi ha avanti potrei essere così libero e tranquillo di giocare Carlotta senza essere considerato troll, come è successo per il nostro caro amico Fagiolini, che ci segue sempre da, da Belluno, mi pare. Ok. Non che tra l'altro Carlotta, anche mentre lo giocavo, veniva additato come troll e mi veniva detto in privato che trollavo. Io ero là, 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 Non è vero. <ride> non è proprio vero. Allora. Questo boss è proprio fastidioso, posso dirlo? Stato, hanno trovato il modo per rendere odiosa la controparte di quello scemo. Placenta, godo! Madonna, è proprio bello placenta come oggetto. Comunque, pietrifico sto Eh Purtroppo è così. Purtroppo è così. Che ci possiamo fare? Niente. eh Già, potevo sdoppiare tutte queste cose. Cosa c'è da sdoppiare? Sdoppiamo qua. Eh? A ah, fangulci, prendiamo 12 monete, anziché ci, anche 6. <ride> Dai! E dammi sta moneta. Possibile che si appiccica tutto. Rispetto, rispetto, non, uh, eh? non fate cacate perché ci cioè, vuole rispetto sempre. Era qui? Sì. so oh, che palle non vedere. Oddio. Uno uh, di qua. Allora, placenta mi piace perché ci rigeneriamo la vita quindi anche se non troviamo monete... Eh? Siamo a posto. Abbiamo le bombe? Sì. un Godiopoli e si va nelle miniere. l'altro, una grandissima critica che ho da fare a, a livello quello di mamma delle miniere è il fatto che sia tutto sbagliato a livello di interazioni, perché hanno voluto renderlo molto complesso, però molto spesso tu non hai modo di evitare, cioè non, non c'è proprio modo, secondo me, a volte, di, di evitare le cose. Perché tra. Oddio! Porca miseria, quante cose vomiti! Tra... tra il fatto che tipo ci metti un po' di interagire con alcune cose e che è molto stretto. Quindi è tipo quasi pixel perfect che devi fare le cose. Ci perdi poi. E così. Entriamo, ma sì, entriamo. Io non ho paura di niente. Ho perso un HP up, però. Come facevo a morire? Aspetta, così, dico Se uscivo fuori. Ok, perfetto. A posto. Però abbiamo 9 vite ora. Perfetto. Dobbiamo stare a ah, Ho perso la RAM, possibilmente, con questa cacata di caffi. abbiamo strada andiamo di qua allora bello questo mi sembra la mia portata gentilissimo da averci aperto perfetto ci serve un hp up possibile questo non è un hp up è un range up però va bene lo accettiamo Abbiamo trovato HP up fino a mo, mo che ci serve non lo troviamo, è incredibile. Veramente imbarazzanti siete. Tutti voi. Perfetto. Eh... Vado a lasciare un HP up, non c'è un HP up, perfetto. Che dura la, la vita dei pro player. Qui sappiamo che non ci dobbiamo che andare, ok? Tutto calcolato al fine di sapere la strada da fare di qua. Possiamo andare e non andremo. No, forse riusciamo a abbatterli senza problemi, dai. Non è vero. Perfetto, non passiamo nemmeno di qua, dai. Andiamo da questo lato. Facciamo così dai. No? momento della verità. Mm. No! Ce la stavo per fare! Abbiamo l'ultima vita. Per l'ultima vita faccio così e ci andiamo a fangulo. Perfetto, eh, ho notato che la nostra tattica ha portato solo ed esclusivamente a morire. Perfetto, perfetto, era quello che pensavo. Amici, abbiamo vinto. Amici, questa è la svolta. Questa è la svolta, ve lo dico. ferma per piacere ecco fatto tu, tu vuoi essere i due piani dai comunque un inizia <ride> plausibile vediamo un po Oddio, questo non mi piace troppo. Rerolliamo. Allora, amici, io ho scoperto che se fai così non rerolla di nuovo. E infatti, e infatti ci accontentiamo di una cosa buona. Si gode, si gode. Questa partita è iniziata col piede giusto. Col piede molto giusto. Allora, questi oggetti non mi interessano, quindi possiamo andare. D'altronde, io sono sempre colui che insegnò a Tarlo Grigio a giocare. Che ci posso fare? Tra l'altro, oddio, mi è venuto in mente una cosa amici Quando Tarlo mi aveva scritto per organizzare la live Era il giorno in cui io avevo fatto la visita annuale che farò domani La visita per il controllo dei nei Visto che non è male tenerli d'occhio eh, L'avevo la fatto una volta l'anno e mi sono ricordato mo' Che è la visita che faccio domani. Uh, ho fatto tutto, sì, Godo! Vado! Madò, amici, ma è un portento. È già passato un anno, sì. sì? Sì, sì, sì. Forse di più in realtà, sai? No, no, un anno. Un annetto, sì, perché era il periodo in cui giocavo Elden Ring. No, era il periodo prima di giocare a Elden Ring, che mi ricordo che poi ci cioè, giocavamo, ne avevamo parlato nella live io e Valeria su Discord perché giocavamo Elden Ring la sera. Uh... Ok. A proposito di Discord, amici, io vi ricordo che se fate punto esclamativo Discord potete entrare nel mio bellissimo discord, il mio Disté, eh, in cui ci sono tutte le stanze riordinate proprio oggi e suddivise in categorie molto più comode da utilizzare, quindi non perdetevi d'animo ecco, nel trovare le stanze, ma passate i pomeriggi con noi, come abbiamo fatto oggi, con Negut che abbiamo scoperto, abbiamo guardato il Cerbero Podcast, non abbiamo guardato in realtà, abbiamo visto due minuti e basta, però l'abbiamo fatto. E io ho vinto una Ranked Carriando Perché sono fortissimo Allora No, no, no Non slittare Madò, 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 madò Sta caccona Perfetto. Allora, con Joined non mi interessa più. Piggy Bank. Madò, madò amici. Siamo veramente Omega Punkers. Siamo veramente Omega Punkers, Abbiamo un fracco di soldi per fare i patti con Satana. E dobbiamo continuarne a fare. E in più, ogni danno che prendiamo ci potrebbe ridare una moneta. Che lasciamo un attimo qua. Finché non facciamo il boss, li imbogliamo in giro magari. Poi, mh, prima del boss, le prendiamo più o meno tutte. allora qui c'è una moneta eh sì una moneta un, una batteria che avrebbe potuto essere anche una moneta in più potenziale non mi piace quel trinket troliamo lì direi eh, prendiamo anche, siamo ad ossuna, sì. Allora prendiamo tutte le monete che ci sono in giro. qua Quante ce ne sono? Ce n'è una. Qui sotto. Ok, prendiamo questa e questa che è anche lagipenny. E andiamo, andiamo a picchiarci. Perfetto. Penso... No, non di nuovo tu. Però non lo dobbiamo fare come The Lost. Questa è la cosa positiva. No? E gli facciamo un sacco di danni pure. Allora. Quanto è pericoloso giocare con degli spuntoni così, eh? Io ve lo dico. Non si fa. Sono chiuso. No. Muori, perdinci. Allora. Questo contenente non è malissimo. Non è malissimo e lo prendo solo per assicurarci i patti con Satana, magari. Voi direte, ma perché? Perché sì, dai. Non c'è cioè, niente, se l'ho fatto perché... Uno, rosico di non aver preso il conjoined di prima. Due, conjoined non è malissimo questa soluzione, ma non mi piace quel, quello che avevamo trovato. E, e in più, adesso entriamo nella curse, vediamo cosa c'è. E sì, volevo fare anche i patti con Satana questa volta, anziché quelli con gli angeli. Hai dato già la moneta a Piggybank, ok. Perfetto, dobbiamo continuare allora a prendere tutte le monete che possiamo in, questo, in questa run, così non, non ci perdiamo nessun patto. Patti chiari e amicizia lunga. Anche perché se farmiamo monete i patti con Satana ci convengono, no? Non perdiamo HP. A meno che non prendiamo Abaddon, mi pare si chiami l'omega oggetto. Cos'altro c'era dentro? No, no, non li voglio. Questo lo prendiamo giusto perché sì. No, potevo prendere prima questo e avrei avuto un momento di in... vabbè. Vabbè, non stiamo qui a cincischiare sul valore dei soldi. Non siamo così, siamo meglio di così noi amici, siamo meglio di così. Ricordatevelo sempre. Eh, ok. Entriamo qui dentro, Le due monete già qua fuori, si potrebbe. Per nulla, purtroppo, però vabbè, dai. E abbiamo speso solo una moneta in realtà. Meglio che niente, accontentiamoci. Ok, non abbiamo chiavi, porca vacca. Non me ne sono accorto. Ho avuto un po' sfortuna da questo lato Voglio chiami non bombe Bomba Come mi ha fatto evitare? Cioè non evitare a mancare perché Sono io che l'ho evitato eh. Eh, Non abbiamo proprio trovato manco una chiave Uffa Emo? dobbiamo no, entrare nella allora allora mi sa che ci riusciamo a entrare con una... no dove sta la secret allora qui potrebbe essere no qui sopra no non mi pare almeno perché no qua non può essere qua sotto non può essere qua sopra non può essere Qui sotto sì, magari. No. Oddio, forse è, è lì dove c'è la stanza dello specchio? Pensavo non ci potesse essere nella stanza dello specchio, devo essere onesto. E invece c'è. E invece c'è. Ebbene sì, era qua. Guarda, non ti uso subito su di te, perché voglio trovare anche la super secret, visto che in qualche modo vorrei riuscire a entrare nella treasure. Quindi andiamo da questo lato. Tanto siamo entrati perdendo cuori nella cursa, quando ci potevo entrare... A parte che no, allora, non serve eh, panicare in quel senso, perché abbiamo anche l'altro mondo da esplorare. Senza chiave lì siamo fregati. Quindi dobbiamo per forza trovarla perché almeno la treasure di quel mondo là la dobbiamo aprire. E quindi vediamo un po' di andare. Cambio... Abbiamo... Aspetta, nello shop possiamo entrare pure senza chiavi. Non ci ho pensato. Quindi andiamo a vedere nello shop. Mi di questo simpatico trinket. E prendiamo una chiave pure da qua. e Andiamo di qua. Forse due, ma ah, però ne prendiamo una. Eh... Non è malissimo, dai, lo prendo. Non è affetto da fortuna, mi pare, no? è Una percentuale fissa, quindi... Ok, va bene, andiamo a battere il boss dell'altro mondo. E abbiamo anche una chiave. Perfetto, perfetto. Direi, mi sembra la... Ah, non siamo più... Volanti, è l'uomo volante. Allora, allora andiamo di qua. Scendiamo. Le, le secret non serve a visitarle, pare in questo mondo, no? Che sono vuote. Così come la cursed una bomba per trovare la super secret. Non l'abbiamo trovata la super secret prima. Però possiamo fare esplodere lo scemo nella super secret e la sua macchinetta. Okay. godo non ho preso la monetina dobbiamo che boss potrebbe essere potrebbe essere quello che, che si i vermetti potrebbe essere quella il sacchetto di cacca Quindi siamo tranquilli. Cos'è? La cap. Siamo a zero di fortuna. Poggers. Almeno non siamo in negativo. <ride> e non vorrei morire qui se fosse possibile. Sono troppo giovane per morire ora. Troppo piccolo. Ma dopo ve l'ho raccontato sul gruppo Telegram che mi fa un sacco ridere che non so come, non so come, ma Moro sa il meme del fatto che io sono piccolo. Ogni volta che vado a salutare dai Termos. Lo, lo dice, però tipo Lietter invece non lo sa, e quindi non lo capisce. e Mi fa ridere perché dice. No, ma non è piccolo, c'è il 1,80, forse di più. Non è piccolo e moro. Sì, sì, è piccolissimo. Pretty fly Kiroslaun. Questo non volevo. Paralysis. Vabbè, è stato facile, dai un boss facile, si può dire. Non abbiamo trovato spam buns chiaramente e quindi dobbiamo accontentarci. Però c'è una monetina. E la bomba non vorrei usarla perché ci serve... Oddio, ma noi ci servivano due bombe per andare avanti. Quindi come facciamo a ottenerle? Eh. Bravi, bellissima domanda. Eh, vi lascio come compito a casa il uh, trovare una risposta. Perché di sicuro non riusciamo a uscirne ora. Mm. No, mi ero già dimenticato quale boss fosse. Pensavo fosse quello dei vermetti. Perché l'ho nominato prima forse. Potrebbe essere. Chi lo sa? <glie> mi ha fatto male. Aspetta, però no, le bombe le possiamo comprare. Sono scemo. Ok, ok. Paura di entrata. Cioè abbiamo avevo fatto avevo 45 monete. Dai, ma volevo comprare io. Sono un buon offerente. Dammi lamp of coal. Cortesemente. Vedi? So, so contrattare io, eh. ma Vado, questo ci duplica le monete. Però se, lo dupl se le duplichiamo adesso non, otten non otteniamo tutte le monete che possiamo. Quindi aspetterei di trovare lo shop con il reroll. Così arrolliamo un sacco. Questo è il mio piano. Spero stia bene anche a voi, perché se non vi sta bene, ci potete fare ben poco. Guarda. Allora, sfondiamo qui. Ok, e caschiamo. Un attimo, bevo un po' d'acqua. Eccomi. E intanto vi ricordo anche che c'è il gruppo Telegram. E il link che mi ha appena mandato il bot è quello invece di Discord. Quindi se vi va di chiacchierare all together potete entrare in entrambe le cose. Non è che dovete per forza sceglierne una. Cioè avete libertà di scelta, dovete farle entrambe, ecco. Intendevo dire questo. E ma se facessimo così? Non so se voglio fare le, le, i patti. Allora, pensiamoci. Stiamo facendo un qualcosa che ci può portare vantaggio se continuiamo su Satana. Per ora non mi pare che abbiamo trovato oggetti che vale la pena. Che ci dicono Oh, ma resta su Satana perché è così sdrumi. Per ora, almeno. Quindi continuiamo così, direi. Ma ho pure un bombolone alla crema. Pure questo? A posto, c'è un altro? Sì. Ottimo. Abbiamo pure trovato delle monete con cui fare gli sgargianti. Eh, guarda, non abbiamo modo di entrare lì dentro. No, abbiamo, abbiamo modo. Ok, facciamo così. E vediamo se ci dà qualcosa di interessante. Spider Love, cos'è che fa? Oddio, non me lo ricordo mica. Siamo amichetti di tutti gli Spider Love. Vediamo un po' che ci dice il cuore. Nodo max. un attimo. Ancora meglio perché tanto alla stanza ci arriviamo comunque. Guarda dammi l'oggettino, non è vero. Eh, sei un po' un infame. È eh, così. Sei proprio un infame. Stavo andando così tanto d'accordo fino ad ora e hai deciso di rovinare tutto. Colpa tua. Posso dirlo? Qua non abbiamo chiavi. Perfetto! Guarda, vedi tu se non mi devo arrabbiare, sgrunt. No. Cos'è che abbiamo Era Nella parola scorsa avevamo una centa, vero? Questo qua non è il piano... No, è il primo, ok. Stai dicendo, non è il piano in cui devo fare la roba brutta. Ho ancora un po' di tempo per metabolizzare che dovrò farla. Vabbè, è... Eh... Sono un cretino, posso dirlo? Posso dire di essere un cretino? Beh, io lo dico. Eh, ma pensate. Che gente. E eh, guarda. Qua è il coso dell'orda. Eh, intanto vorrei almeno, almeno, trovare lo show. Almeno, eh. Quindi dammi un'occhiata. Oh, oh. Oh, oh. Andiamo immediatamente a fare il boss. Vediamo un po' cosa ci dà. Questo qua è il boss uh, che sembra grid. Dai la mia monetina per piacere? Mi dai la mia monetina? <coughs> Vediamo la mia monetina! Ok? Stammi lontano Questo va così ok ah, l'ho spaventato lo scemo eh? è cascata una cascata addosso Fatto Che manca Ah si scemi, vabbè Vabbè, allora abbiamo fatto Vero? Vero? Abbiamo fatto. Allora, questo detto non mi piace, ma vediamo prima cosa c'è qua. Ah, non lo voglio, perché abbiamo già il 100% di patto. Sprecare un patto degli angeli così non lo voglio, sinceramente. Oh, meglio. Meglio, direi. Molto meglio andiamo a vedere se capiamo cosa, dove mettere le bombe allora qui non ci può essere la secret però potrebbe essere sopra la cursed se fosse sopra la cursed sarebbe poggers, non è qua ottimi lì andiamo a cercarla da qualche altra parte ehm... facciamo così perfetto, ciao la chiave proprio quello che cercavamo no dobbiamo recuperare pure la carta scema e abbiamo finito di esplorare il piano magari magari, magari c'è tipo boh la stanza matta una stanza tipo dove tutti urlano eh? e ti spaventano Forte però urlano eh? se no sarebbe matta come mi insegnate Um, allora entriamo nello shop mi prenderei questo e basta ma pure questo dai crepi l'avarizia perfetto e mo e mo si gode Che abbiamo già fatto, vero? Sì. Continuiamo a proseguire col nostro True of Diamond, anche per questo non dobbiamo fare il patto sempre con gli angeli, perché abbiamo veramente tante monete da spendere, quindi possiamo stare tranquilli anche nel fare i patti matti. Questa la lasciamo qua, questo ce ne andiamo... <ride> Questo lo sdrumiamo. Ma noi siamo così. Molto. pragmatici nelle cose. O si sdruma o si viene sdrumati. Questa è la legge della giungla. Legge della giungla tratta dal libro della giungla. Che. Mm, questo lo prendo. Questo lo prendiamo così torniamo fuori. Vita. Il libro della giungla che, tra l'altro, amici, non so. Io l'ho lessi. Da bambino, non, non mi faceva impazzire, posso dirlo? Preferivo altro ok, batti tutto e ok, andiamo avanti. Dov'è che è la stanzona che non abbiamo ancora trovato con il binarietto? Amici, se moriamo di nuovo, basta. Disinstallo Isaac. Se non riusciamo a fare la, la, la parte di mamma, basta. Lo disinstallo a fine live. O finiamo la live disinstallandola. Me lo segno. Lo posso anche. Cioè non è che lo disinstallo per sempre. Di certo lo disinstallo ora. Mettiamola così. Non ho chiavi. Perché ho sempre un problema con le chiavi io. Vorrei delle chiavi se fosse possibile. Chiavi? Posso avere delle chiavi? Ah no, devo premere l'ultimo tasto. Non posso, non c'è modo di avere delle chiavi. Forse lo shop, ce n'erano? Tocca andare a vedere. Allora, già mi sembra difficile, posso dirlo? <ride> mi sembra già complesso uscirne. Ma noi non disperiamo minuti la disinstallazione qui c'è una chiave ma non ce la possiamo portare fuori credo credo tanto credo allora pronti pronti qui c'è una moneta poi torniamo a prendercela in caso ci serva mi tutto questo giro alla prossima Maroney, abbiamo perso il primo cuore, ma non disperiamo. Ok, primo. Dobbiamo andare di qua, mamma, mamma. Ok, adesso abbiamo un po' più spazio di manovra. Facciamo così, ok. Ehi, mamma, non ti arrabbiare con me. È stata mia sorella a rubarti i trucchi, non io. Mm. No, no. Mm. Mamma, mamma, mammina. Lasciami stare. No, Non capivo come funzionasse, non lo capivo. Mancava poco, no, no. Basta, basta per oggi, ci fermiamo qui. Per oggi, ci fermiamo qui non è vero. Probabilmente, giocherò di nuovo stasera. Ma per ora basta, per ora mi rifiuto di andare avanti, va bene? Mi mando da Riki e me ne vado. Io, amici, vi ricordo a tutti quanti che giovedì c'è il cinematto perché è giovedì. Do che c'è il gruppo Telegram aperto a tutti e che su Discord, su Discord, eh, potete mettere le clip tipo quella appena fatta da Ste, nella sezione. Fate voi, fate tutto voi, non mi ricordo come si chiama. E poi mi potete seguire su tutti i social, tra cui Instagram, in cui vi avviso di quando sono in live. Quindi fate i bravi, noi ci vediamo domani alle 18, sempre la stessa ora. E fate i bravi, buona serata.